Guardate qua. Questi sono tutti gli embeddings che vi dicevo. Ok? E queste sono le singole parole. Tipo entertainment sta vicino a masculine. Ok? Oggi parliamo di reti neurali, cari amici. L'intelligenza artificiale Inevitabile dire che ha preso completamente il sopravvento nella nostra vita. Seguire questa live, questa presentazione è importante. Perché io vi spiegherò delle cose che non vi hanno mai spiegato, a meno che non abbiate studiato all'università. E ve le spiegherò in un modo che lo in modo che le comprendiate tutti quanti. Ok? Vi prometto che ci sono, tipo, due formule solo o tre. E gli unici calcoli sono delle moltiplicazioni. Va bene? Quindi. Oh. Bene, iniziamo. Prima di poter parlare delle. Ehm, prima di parlare delle reti neurali, dobbiamo introdurre almeno cos'è intelligenza artificiale. Ok? Quindi. Come funziona le reti neurali? Vi, eh, preme, vi premedito che eh, questa presentazione è difficile perché i temi di cui vi parlerò sono complicati. È stato difficile farla, ma sono confident del fatto che ehm, si capirà tutto. Tuo. E se non si capisce, eh, vabbè, a un certo punto, cazzi vostri. Perfetto. Allora, come funziona la rete? dunque, partiamo dalle basi. Basi, 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 basi. L'intelligenza artificiale è una disciplina che studia se e in che modo si possono realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare le capacità e il comportamento del pensiero umano. Ok? Um, vabbè, questa è una definizione un po' del cazzo, però ci sono delle definizioni più approfondite, più interessanti, come ad esempio la distinzione tra narrow AI, AI sta per artificial intelligence, e general AI. La narrow AI è un tipo di intelligenza artificiale che si concentra sulla risoluzione di um, task specifici, ok? di obiettivi specifici. Questa intelligenza artificiale sa fare esattamente questa cosa qua, mentre la General AI è una intelligenza artificiale che è in grado di risolvere tutto, cioè è la più eh, vicina approssimazione al cervello umano. Sulla narrow AI abbiamo tanti esempi di sistemi che funzionano molto bene, fortunatamente sulla General AI non ci, so non ci siamo ancora, perché la General AI eh, richiede anche una coscienza di sé, ad esempio. Uh, richiede magari di avere qualche emozione, ok? È veramente una copia del cervello umano. GPT non è oh, General AI, ok? Fa soltanto finta di esserlo, ma non ha coscienza di sé. Ve lo dico finta subito, ok? Perfetto. Ora ho citato la parola task. Che vuol dire task? Nel mondo della ricerca, e in particolare dell'intelligenza artificiale, quando si progetta un sistema. Si eh, cerca di risolvere un problema, ok? I problemi eh, si dice essere. si, si chiamano task, ok? Um, una volta che abbiamo deciso che tipo di problema vogliamo risolvere, implementeremo un sistema che cerca di sfondarlo, di dominarlo, di risolverlo, ok? Bene. Ora volevo darvi un po' di esempi di task, e non è facilissimo perché l'intelligenza artificiale è un campo uber vasto, ok? Uber vasto, ci sono tantissimi field, campi di ricerca che hanno ognuno tutte le loro tecniche, i loro task, le loro cose. Quindi, eh, io ho iniziato nel farvi un po' di esempi di cosiddetti downstream task, ossia di task eh, diciamo ad alto livello, finali, ok. Tipo i motori di ricerca, tipo i chatbot, eh, eh, algoritmi di raccomandazioni che sono quelli che ti suggeriscono il prossimo video di YouTube o una prossima canzone di Spotify. L'intelligenza artificiale si usa anche per fare eh, diagnosi assistite. Ci sono intelligenze artificiali che guardano ad esempio ehm, le, 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 le lastre e individuano cancri, cose. Ovviamente ci sono applicazioni in cyber security, in finance si possono studiare come sono andate le cose nel tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Content filtering su Facebook, se mettete la foto del cazzo, Facebook ve la tira giù, non c'è uno che guarda il cazzo, c'è un'intelligenza artificiale che dice Mh, questo è un cazzo, ok? Infatti se mettete una foto, una volta ai tempi, se mettevate una foto di, una, uh, di un quadro, di una tizia nuda, ve lo taggava lo stesso perché non capiva che era un quadro e non era veramente una tizia nuda. I payments, gli NPC nei videogame hanno AI al loro interno. Ovviamente le self-driving cars. Ci sono pezzi dell'astronomia che utilizzano le intelligenze artificiali per cercare i pianeti nell'universo. E poi c'è il mio campo, il campo nel quale lavoro io ehm, all'università, che si chiama Natural Language Processing. Il Natural Language Processing è un campo uh, che ha tutti i suoi task specifici, non ve li listo tutti, ma ve li ho messi un po' qua, uh, e tratta sostanzialmente il linguaggio naturale. Ovviamente GPT fa parte dei uh, sistemi per uh, l'NLP, ma ci sono tante cose che si possono fare. Okay? Uh, ad esempio c'è Sentiment Analysis, un task interessante nel quale si prende una frase e si vuole stabilire che sentimento esprime, felicità, rabbia, disgusto, sgomento, cose del genere, sgomento, non è un sentimento. Uh, summarization, prendi un testo grosso e ne vuoi fare in automatico il riassunto. Curriculum selection, questo è molto interessante. I curricula, soprattutto delle grandi aziende, vengono filtrati tramite intelligenza artificiale e poi un gruppettino filtrato viene letto dagli umani, ok? Quindi uh, sono veramente dappertutto: Fake news detection, of course. Uh, image cap captioning: quindi abbiamo da un'immagine, scriviamo in automatico la didascalia dell'immagine. Quindi il NLP si, si, ovviamente, ha ambienti limitrofi, come ad esempio quello della vision. Uh, document ranking, mettere in ordine di rilevanza i documenti rispetto a una ricerca. Uh, L'autocomplete che avete nel telefono, gli spell checker che avete nel telefono, ovviamente la traduzione automatica, insomma ci sono sp speech to text, text to speech, quindi quello che succede con Siri, ci sono un botto, un botto di cose che vengono fatte con le intelligenze artificiali e in particolare con l'NLP, ok? Ehm. Um... Noi oggi ci, ci concentriamo sulle reti neurali, sul linguaggio naturale. Perché? Perché innanzitutto vogliamo cercare di capire bene sto GPT cosa fa, ma anche e soprattutto perché è quello in cui lavoro io, quindi come faccio a spiegarvi cose che non so. Quindi, <ride> bene. Um, bene, bene, bene. Figo, come risolvo un task? Beh, qua è rimasto un, un refuso, copi la tecnica che ha usato qualcun altro eh, in un altro task e speri che funzioni sul tuo. Questa è una tecnica classica che io stesso ho adottato. Ah, ma quello là per risolvere quel problema, usa quell'algoritmo lì. Allora me lo fuotto e me lo faccio per risolvere il mio problema. <ride> Grande classico. Ma al di là di questo, eh, bisogna chiarificare, chiarificare: chiarire che ogni task ha una sua età. Cioè, ci sono task che si provano a risolvere da decenni e ci sono task nuovissimi, ad esempio, hate speech detection. È un task piuttosto nuovo, ha due o tre anni. Ok, Ed speech Detection è il task che consiste nel eh, individuare all'interno di una frase se quella frase, diciamo quali parti della frase e se la frase in generale è una frase d'odio nei confronti di donne o altri gruppi minoritari. Insomma, eh, questo è un task più nuovo che si è sviluppato con i social network e poi di recente, diciamo, ci si sta lavorando. Appunto, due, ma forse anche 4, 5 anni. Inoltre, nel mondo della ricerca ci sono delle vere e proprie mode. Ok? Cioè, eh, adesso non vi spiego come funziona il mondo della ricerca, però tutti pubblicano degli articoli, ok? Se tanti utilizzano una tecnica, è perché probabilmente funziona bene, quindi eh, siamo poi tutti portati a usare quella tecnica, magari rifinita, migliorata, modificata, per eh, avere felicità e riuscire a risolvere i task, ok? Um, ora, nel corso degli ultimi anni, il modello che Diciamo il modello generico che ha avuto ampiamente più successo, ampiamente più successo, e ovviamente sono le famiglie di reti neurali. Ed ecco perché parliamo di reti neurali. Sono modulari, tipo i Lego. Adesso andremo a vedere proprio dal Lego più piccolino a dei giga Lego che sono stati fatti, ma um, proprio per la loro modularità ne esistono centinaia di. Varianti diversi di reti neurali in questa presentazione. Io vi porterò 5-6 modelli, eh, diciamo principi, che poi possono essere modificati un pochettino a seconda soprattutto del task che stiamo cercando di risolvere. Ok, eh, però vi farò cercherò di farvi capire perché siamo passati da un modello all'altro, quali sono le migliorie principali, e quando arriveremo all'ultimo modello, che sono per l'appunto i Transformers. Uh, che sono il modello sotto il quale sta GPT, capiremo finalmente che cosa fa veramente questo modello, come fa a fare quello che fa, ok? Bene, e ve li spiegherò tutti in maniera semplice, ok? Uh, almeno questa era l'idea che avevo, ma considerata la longevità dell'argomento, la varietà di modelli esistenti, la generica complessità degli oggetti che sono le reti neurali, riuscire a illustrarveli tutti in maniera fruibile, dettagliata e completa è sostanzialmente impossibile. Perciò la presentazione finisce qui e, eh, e boh, questo è quello che eh, ho ottenuto. Ovviamente stiamo scherzando, ovviamente stiamo scherzando, si fa per ridere, si fa per ridere, si fa per ridere. Ehm... e iniziamo subito senza stare qua a far discussioni, ok? Allora vi faccio vedere il mio iPad. Eh? Avete visto che bello? Allora, il percettrone, ok? Siamo alla prima rete neurale, ok? Mai inventata. Siamo negli anni... Siamo negli anni 50, alla fine degli anni 50, ok? E um, NN non sta per Nonat, ma per Neural Network, e eh, che qual è l'idea sostanziale di una rete neurale? Qui, qui, diciamo, eh, c'è cioè la prima fase in cui dovete capire, ma è facile, ok? L'idea di una rete neurale è quella di comportarsi come le reti neurali del nostro cervello. Vi siete mai chiesti perché si chiamano reti neurali? Beh, perché questo signore qua, che vedete con allegria, questo signore qua, è. Si chiama neurone. Ok? Neurone. Ora, nel nostro cervello, come funzionano i neuroni? Sono disposti e sono collegati fra di loro da tali assoni. Ok? Cioè, ci sono proprio dei collegamenti tra un neurone e l'altro. Poi, se il neurone se la sente, dà una scarica. Perdonate chi sa di cervello. Diciamo che questa è una versione semplice. Però l'idea è che se il neurone gli gira, ok, per motivi chimici, decide di dare una scossa e propaga questa scossa ai neuroni limitrofi che gli stanno davanti, dietro, dintorno, eccetera, eccetera. Ok? Purtroppo non posso impostare lo sfondo sul grigio. Um, quindi questa è la stessa cosa, è la stessa cosa. I neuroni delle nostre reti neurali. Cioè, delle reti neurali informatiche funzionano esattamente così. L'idea è che c'è un eh, neurone qui, centrale. Ok. Ah, con questo posso circa puntare a quanto pare. C'è un neurone qua, questo qua, non posso toccarlo, se non si cancella, e riceve dei segnali da degli altri neuroni che stanno qua. Allora, le reti, come tante cose informatiche, hanno degli input e degli output, ok? Quindi quelli che avete, vedete segnati di verdi sono diciamo dei neuroni, ma sono un po' bolsi, cioè non fanno niente. Sono l'input che diamo direttamente. Li, li possiamo interpretare come dei neuroni o no, non cambia molto, però fondamentalmente contengono l'informazione che noi diamo alla rete, ok? E poi, e poi eh, abbiamo un nodo rosso che è quello di output, che è il risultato della nostra rete, ok? Quindi la cosa che facciamo in una rete neurale quando la usiamo è infilare della roba nei buchini verdi e leggere la roba che viene cacata fuori dal buchino rosso, che è l'output. In mezzo c'è una rete di neuroni, in questo caso uno solo perché è la prima rete neurale, la più stupida che c'è, che elabora l'informazione, il segnale. Ok? Quindi. Questa è una cosa importante. Ci siamo tutti? Le reti neurali prendono un input, lo modificano a cascata, ok, in dei modi a seconda di come è fatta la rete neurale e poi caccano fuori un risultato. Facile, giusto? Sì, ma no. Perché come potete ben vedere ci sono anche dei W che sta per weight, per peso, ok? Infatti il modo col quale i dati vengono modificati dalla rete neurale viene condizionato dai pesi. Se e i pesi vedete che sono diciamo, appoggiati sugli assoni che collegano i vari neuroni. Cioè praticamente il segnale che viene mandato dal nodo x1, okay, che è eh, il nodo x1 è questo qua, Aspetta, fatemi prendere una penna. il nodo x1 è questo qua, okay. manda l'input, quindi ha un ha valore predefinito. Questo nodo x1 spinge, ok? E spinge verso il nostro dottor neurone. Quanto spinge? Spinge in relazione a quanto vale W1. Ogni nodo ha dei pesi che regolano, immaginate come dei rubinetti, ok? Sono dei, dei rubinetti, dei rubinetti che dicono quanto deve essere spinta o non spinta questa informazione. Una roba del genere, ok? Cosa vuol dire spinge? Definisci spingi. Adesso lo vediamo numericamente cosa vuol dire spinge, ok? Dovete immaginarlo come dei rubinetti, dei moltiplicatori. Più il peso è grosso, più l'informazione conta. Più il peso è piccolo, meno l'informazione conta. Una roba del genere, ok? L'ultima cosa che dovete vedere qui è questo signor B. B si chiama bias, bias è un altro parametro che entra dentro il nodo e anche lui condiziona quanto il nodo spara fuori, ok? Cioè, spara fuori sarebbe qui. E eh, è un altro parametro, ok? Anche lui viene configurato. Facciamo. Um, facciamo diciamo. È un altro parametro, va bene? Non dipende dall'input, è un parametro fisso. Ma anche lui può, cioè è fisso, è un parametro indipendente, ma anche lui viene cambiato nel corso del tempo. Adesso ci arriviamo, ci arriviamo a come venga cambiato. L'ultima cosa è che dentro il neuroncino suo fa dei calcoli, ok? Ha al suo interno, uh, stai qua, ha al suo interno una funzione. Ora, non parliamo di che tipi di funzioni ci sono, non sono complicate, ma volevo evitare di par parlare troppo di matematica, Ok? Nel cervello il neurone spara se viene sollecitato abbastanza. E eh sì, il bias serve, a... B di bias serve a quello. È una sorta di soglia che deve essere superata. Ma ehm, diciamo che la funzione è una funzione, ok? Quindi fa delle cose matematiche, ok? Ora, questa roba qua ha, una, eh, ha, un calcolo, ha un calcolo preciso. Il valore che avremo in output, ok? Cioè, Y, non abbiate paura, non abbiate paura, ragazzi. Questa è la parte più matematica, e eh? poi si va più ad alto livello, ma questa potete capirla tutti. Tenete la manina con me. Y è il nostro risultato, giusto? Questo qua. E viene calcolato come F, una funzione. Dopo, in un esempio, vi dico che funzione usiamo, però una funzione di B più la somma di tutti i pesi moltiplicati per l'input. Ok? Quindi in questo caso qua, questa è una formula generica perché possiamo avere n nodi di input, ok? Possono essere 1, 2, 3, 4, 3, fino a n. Ma eh, se vogliamo far vedere, vi faccio vedere il calcolo qua, molto molto semplice, ok? Abbiamo che y è uguale a f di b più, dobbiamo farlo girare due volte sta sommatoria, no? Quindi... W1 per x1 più W2 per x2. Fine. No. Insomma, è una moltiplicazione. Ok? Non vi preoccupate della sommatoria. È una moltiplicazione. Dai, non è difficile, no? Ora considerate che x1 e x2 sono dei numeri. E anche W1 e W2 sono dei numeri. Cioè, magari questo è 3, questo è 5. Questo è 06, e questo è 7, e questo è 1, ok? Quindi non c'è. Le lettere scompaiono tutte, ok? Sono dei numeri, va bene? Ciò, e per farvi vedere che questo è così, ok? Uh, andiamo a andiamo a fare subito un esempio, ok? Se non avete capito, non vi preoccupate, perché adesso facciamo un esempio e questo vi chiarirà. Tutto va bene? Dunque, eh, facciamo un esempio. Voglio fare una rete neurale, ok? Che se x1 è 1 e x2 è 1, mi restituisce 1, altrimenti mi restituisce 0. Esempio applicativo molto stupido, ci sono dei modi molto più intelligenti di farlo. Esempio molto stupido. Diciamo che X1 è il segnale di una porta. Ok, facciamo il disegnetto così siete contenti e vi distraete. Io sono qua con la mia macchina. Ok, sono con la mia bella macchina. Ho una macchina. Una Tesla, ok, di ultimo livello. Sono qua con la mia bella macchina e ehm, il mio garage ha due porte. Ok, devo cercare di non disegnare cose sessuali. Ok, diciamo che. Ha due porte. Um, la porta 1 è collegata qua. E la porta 2 è collegata qua. Ok? Quindi x1 e x2. Semplicemente se la porta è aperta, il valore è 1. Se la porta è chiusa, il valore è 0. Facile, no? Su questo siamo d'accordo. Ehm. Uh, la macchina decide di andare avanti se e solo se sono entrambe aperte, giusto? Se e solo se sono entrambe aperte. Quindi Y verrà dato al nostro amico Y verrà dato alla nostra amica macchina che decide di andare avanti soltanto se entrambe le porte sono aperte. Ovviamente questa cosa per chi sa programmare si poteva risolvere come if X1 and X2. Y, uh, go. Va bene? Però per farvi capire un esempio di rete neurale, mi sembrava un esempio abbastanza ovvio. Va bene? In tutti gli altri casi, quindi se x1 vale 0, se x2 vale 0, o se sia x1 che x2 valgono 0, vogliamo che la macchina non parta. Va bene? Siamo in grado di avere una rete neurale che fa questa cosa? Basta il nostro amico percettrone? Oppure no? Vediamo, vediamo, vediamo. Facciamo subito un esempio. Beh, dobbiamo innanzitutto decidere. Quindi, noi sappiamo che il nostro input. Facciamo. Facciamo il primo caso, ok? Facciamo il caso di x1. Se x1 vale 1 e x2 vale 1. Ok? Quindi, le porte sono entrambe aperte. Noi vorremmo che il percettrone ci restituisca 1, giusto? Funziona o non funziona? Beh, dobbiamo definire ehm, quanto valgono i pesi. Diciamo, Mettiamole a caso, entrambi valgono 1, ok? Entrambi valgono 1 e il B diciamo che vale meno 1, ok? Mettiamole a caso, fidatevi di me, mettiamo questi numeri. Beh, il calcolo allora è molto semplice, giusto? Perché stando alla formula là sopra, abbiamo, in questo caso qua, abbiamo f di meno 1, che sarebbe B, più 1 per 1, più 1 per 1, ok? che fa f di 1. Ok? È chiaro, giusto? Perché questo qua è x1 per W1, questo è x2 per W2, questo è b. Non avete capito come ho fatto a trovare questa sequenza magica di numeri? Il bias... Allora, il perché i numeri sono questi ve lo spiego dopo. Fate finta che ve li ho dati io, ok? Ve li ho dati io. Ora, bisogna risolvere, perché questo non è ancora... quanto vale f di 1? Beh, ho messo questa regola. Restituisce 1 se il valore è maggiore o uguale a 0 e 0 altrimenti. Quindi, in questo caso, è 1. Perfetto, quindi se x1 e x2 valgono 1, abbiamo 1. Bene, quindi se le porte sono aperte, la nostra rete neurale ci dà 1 e siamo felici. Ma varrà anche negli altri casi? Beh, vediamo se x1, vale... se x1 vale 0 e x2 vale 0, abbiamo f di meno 1 più 1 per 1 più 1 per 0, uguale f di... È chiaro, no? Ho sbagliato, ho messo 0 entrambi. Vabbè, è uguale, possiamo fare prima questo. Diciamo così, na, 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 per tenere l'ordine. 1 per 0. 0 per 1. Ovviamente è uguale, ma è cer per cercare di tenere... Ok. Questo quanto vale? F di 0. Ok? Quindi, stando alla regoletta, deve essere maggiore di 0 questo qua. Non lo è, quindi 0. Se facciamo il contrario, quindi diciamo che è aperta la prima, ma non è aperta la seconda, f di meno 1 più 1 per 1 più 0 per 1 fa sempre f di 0, che fa 0. Ok? Infine, se sono entrambe chiuse, x1 uguale 0, x2 uguale 0, f di meno 1 più 0 per 1. 1 più 0 per 1 uguale f di meno 1 che stando alla regola di prima fa 0. Ok? Quindi vale 1? Uno... Ah scusate. Sì, deve essere strettamente. Deve essere strettamente, dov'è? Okay. In questo modo abbiamo visto che la porta sta aperta soltanto se entrambi sono uno. Ok? Cioè, scusate, la macchina parte soltanto se entrambe le porte sono aperte. Perché qui sono entrambe aperte, qui una sola, una sola, zero. Perciò, perciò, perciò... Eh, siamo belli contenti. Ok? Perciò queste... Questa rete neurale, impostata con W1, W2, i pesi A1 e il B a meno 1, funziona. Ma la domanda del secolo, vi prometto che non c'è più così tanta matematica dopo, eh. È soltanto qua per farvi capire una cosa fondamentale. Come imposto W1 e W2 e B? Ok? Come imposto questi pesi? Perché è chiaro che se io cambio i pesi non funziona più. Le reti neurali si utilizzano in due modi, o meglio, per poterle utilizzare richiedono una fase primordiale, sì, primordiale, richiedono una fase iniziale. Quella fase si chiama allenamento. L'allenamento di una rete neurale permette di configurare correttamente i pesi al suo interno. W1, W2 w e B vengono trovati da soli dalla rete neurale. What? Eh sì, eh sì. La rete neurale in fase di apprendimento, di allenamento, quindi impara i migliori pesi possibili per risolvere il problema. Ok? Come fa? Ve lo dico io come fa. Innanzitutto, non tutti gli allenamenti sono uguali. Ne esistono di due grandi categorie, supervised learning e unsupervised learning. Supervised vuol dire supervisionato, aiutato. In pratica, in fase di allenamento, che cosa diciamo alla nostra rete? Gli diciamo, guarda, io vorrei che, proprio, gli, gli diciamo così: gli diamo un pacchettino di cose e gli diciamo 1-1-1. Cosa vuol dire? Vuol dire questo è x1, questo è x2 e questo è y. Gli diamo le soluzioni, ok? Proprio come si impara a scuola. Fai degli esercizi con le soluzioni. Cioè, noi gli diciamo, guarda, io voglio che se ti do 1 e 1 tu mi rispondi 1. E la rete ti dice, ok bro. Poi io, però, se ti do 1, 0, 1, voglio che mi rispondi 0. Scusate. Se gli do, ti do 1, 0, voglio che mi rispondi 0. Se ti do 0, 1, voglio che mi rispondi 0. Se ti do 0, 0, voglio che mi rispondi 0. Ok? In buona sostanza, la rete, ok, che cosa fa? Fa, va avanti, cioè proietta questi risultati con questi calcoli. Poi quando arriva al fondo dice, ho fatto giusto o ho fatto sbagliato? Lo sa perché gli abbiamo dato noi le soluzioni. Se ho fatto giusto, tocca a Sega non fare niente. Se invece ho fatto sbagliato, torna indietro e modifica i pesi per far sì di rispondere giusto. Ok? Ora, questa cosa qui su un singolo neurone non si capisce benissimo. Quindi cerco di spiegarvelo con un esempio un pochettino più complesso. Anche perché le reti per cetrone uh, fanno cagare. Cioè, sono in grado di risolvere soltanto problemi gigabolsi, gigabolsi, che si chiamano linearmente separabili, ma comunque gigabolsi. Ok? Ehm. Uh, quindi, che cosa hanno detto? Si sono detti una cosa geniale, hanno detto, what the fuck? E se mettiamo più percetroni insieme, se facciamo più neuroni, sia in orizzontale che in verticale, facciamo una rete che spinge proprio in avanti, che alimenta in avanti i dati? Feed Forward Networks. Eccoci qua. <ride> Questa è l'immagine di una rete neurale un po' più tipica, perché il percettrone fa veramente cagare ragazzi, cioè è veramente uno di quelli che se lo vedi da un lato della strada ti sposti, ok? Non vorrei essere razzista, ecco fatto il percettrone, però fa proprio schifo. Invece le feed forward networks già risolvono problemi interessanti, ok? Um... Ora, come vedete la struttura non è tanto diversa da prima. I nodi in input sono quelli verdi, i nodi in output sono quelli rossi. E in mezzo ci sono i cosiddetti hidden layers, ok? In particolare una rete feed forward se ha più di un layer. Il layer vuol dire questo, ok? Gli, stra gli strati, come una torta, al contrario. Ehm, gli strati sono eh, appunto detti hidden layers. Se una rete ha più di un hidden layer, viene detta dip. Ed ecco perché si chiamano deep neural networks, ok? Bene. Uh, deep profondo, esatto. Ora, queste feed forward networks, ok? Uh, sono, già qui abbiamo tante, 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 tante che possono cambiare. Fatemi specificare una cosa. I nodi in output possono essere più di una, più di uno, ok? Ma anche uno. Dipende cosa state facendo. Perché a seconda della eh, classificazione del, del task che state facendo, potreste aver bisogno di una sola informazione in uscita, più di una. Dopo vedremo un po' di esempi. Però considerate che. Quelli di input e quelli di output potete scegliere quelli che vi pare, a seconda di quello che vi serve. In realtà anche all'interno. Potete decidere, ad esempio, di non collegare tutti i neuroni dappertutto, una scelta un po' particolare, ok? Uh, però tendenzialmente all'interno sono tutti collegati fra di loro, va bene? Questo è. Di solito funziona così, ok? Um, però input e output sono configurabili. Vediamo un esempio interessante, ok? Deep, eccoci qua. Vediamo un esempio interessante, questo è un esempio vero, ok? Cioè è così che funziona veramente. Um, vogliamo, ad esempio, riconoscere delle targhe, oppure tipo i captcha, è la stessa cosa, ok? Vogliamo che il nostro software sia in grado di convertire la foto di una targa in una scritta, cioè in testo, di quella targa lì, ok? Questo esempio lo fanno le, eh, le zone in città, come si chiamano? Le zone ZTL, ok? Vi fanno la fotina alla targa, no? Però poi quella, quella targa lì la convertono, perché ovviamente i loro database dove si tengono le cose sono tutti in formato testuale, mica ti tiene la foto, è scomodissimo, giusto? Tipo un OCR, esatto, si chiama OCR anche, sì. Ora, per semplificare un pochettino la cosa, facciamo finta che dobbiamo riconoscere soltanto una cifra del, o lettera della targa. E facciamo finta che sono solo cifre, però il task capite che è la stessa cosa, no? Quindi diciamo che la nostra bella immaginina è fatta 5x5 pixel, ok? Perciò i numeri sono tipo fatti così. Guardate come sono bravo che vi ho preparato prima le cose, eh? Um, la nostra rete neurale quindi prende in input questo signore qua, proprio fatto così, questa immagine, ok? prende in input l'immagine e ci deve dire questo è un 1 oppure questo è uno 0 ok allora eh, vediamo come si fa a dargli impasto questa roba qua secondo voi secondo voi quanti nodi di input ci servono per una rete fatta così quanti nodi di input ci servono per una rete fatta così C'è qualcuno che sta capendo, eh? Vi aiuto, vi aiuto. Ovviamente l'immagine non può essere data così com'è, ok? Deve essere convertita in numeri perché le reti neurali funzionano su numeri reali, ok? E basta, non, non c'è altra questione. Quindi, noi che cosa facciamo? La nostra immagine, in questo caso essendo in bianco e nero, è super facile. Qua abbiamo un 9, ok? Prendiamo ogni pixel. E diciamo che vale 0 o 1 a seconda che sia acceso o spento, bianco o nero. Ok. Poi prendiamo questi pixel. Allora, da qua. Quanti, quanti nodi c'è bisogno, secondo voi? Quanti numeri ci sono in questa matrice? 25 cifre. Esatto, numeri. Non cifre. 25 cifre. In questo caso possono essere soltanto 0 e 1 perché voglio fare un esempio più semplice, ma ovviamente le immagini reali non hanno soltanto bianco e nero, ok? Avranno delle triplette di colori, eh, 255, 255, 255, sono le RGB, ve l'ho spiegato già in un'altra presentazione che non mi ricordo anche più cosa fosse, ma comunque eh, l'idea regge, ok? Abbiamo bisogno di 25 nodi, quindi disegniamo 25 nodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, li dissiamo tutti. Questi sono 25 nodi, ok? Di input. Ognuno prende l'attivazione del pixel, ok? Quindi se il primo nodo, questo è x1, eh? Si chiama, gli input si identificano con le x, x1, x2, x3. Se x1 è acceso, significa che questo qua, questo qua, è acceso. Se x2 è acceso significa che questo qua è acceso, se x3 è acceso significa che questo qua è acceso, ok? Guardate, è più, sempl è più semplice ancora della cosa di prima questo, anche se la rete è più complicata. Fino a qua diciamo che abbiamo capito tutti, giusto? Non mi caro ca cosa stabilisce che l'immagine è suddivisa in 25, te, te lo dico io, le immagini sono di 25 pixel, ovviamente le immagini reali ne hanno molti di più, 1920x1080, eccetera. Però, per il nostro esempio va benissimo, ok? Allora, la nostra bella rete neurale parte da qua. Adesso dobbiamo decidere quanti nodi all'interno metterci. Questo eh, ovviamente non possiamo farlo qua. Dipende che modello vogliamo us usare. Però, fondamentalmente mettiamo un po' di nodi a casaccio. Actually tecnica vera, ok? Poi, vabbè, aspetta, facciamo, facciamo una cosa più intelligente. Il numero di nodi non si sa. A priori, quant'è? Perché per ogni task i nodi diciamo che è come un, immaginatelo come un cervello. Più ci sono neuroni, più la rete è intelligente in un certo senso. Ma è anche più lenta da allenare e fare tutti i calcoli. Quindi uno mette dei nodi e poi vede come va, e poi può cercare di aumentare i nodi. Comunque queste reti qua non si usano più, quindi non è un problema. Però, eh, diciamo per semplicità, facciamo un bel nodone qua. Colleghiamo l'input, tutti gli input a questo nodo tutti. Poi ne facciamo un altro e colleghiamo tutti gli input. Ok? O oh, ognuna di queste linee sopra ha un pe che fa scappa? Ha un peso, ok? Questo è W1 ed è lo stesso sia qua che qua, ok? Questi due qui, che adesso rifaccio in giallo, questa linea e questa linea hanno lo stesso peso, ok? È l'entrata dell'input 1. Cioè, all'inizio, diciamo, è lo stesso, poi verranno cambiati. Sì. Fatti, grazie mille. Poi verranno cambiati perché i nodi. Eh, ve lo spiego dopo. Comunque, ehm, diciamo, Considerate che siano diversi, tanto non cambia. Per semplicità, diciamo che sono diversi, ok? Ma se hanno lo stesso peso, i due nodi interni vedono la stessa cosa? All'inizio sì. Ma adesso vi spiego. All'inizio i pesi potete immaginarveli tutti a zero, ok? O a completamente a casaccio, ok? Ehm, bene. Ora, il numero di nodi interni, come l'hai scelto? Ripeto, per eh, esperienza... Puoi metterne quante vuoi, puoi farla profonda quanto vuoi. Ovviamente ha delle implicazioni, ma sono troppo. Non sono interessanti da discutere adesso, ok? Un numero di nodi, va bene? Un numero di nodi, sia per di qua che per di qua. Alla fine dobbiamo cacare fuori l'output, però. Qui avremo un numero di nodi. E io suggerisco fortemente di avere. 20. Qua si può fare anche qua in tanti modi diversi. Suggerisco fortemente di avere 25 nodi. Di output, ok? Quindi qua facciamo una sorta di. Facciamo una cosa diversa. Facciamo un facciamo un nodo, ok. E... Un nodo. Oh, ok. Scusa, devo spostare questo qua. Un nodo che contiene una cosa che si chiama softmax, ok, e sputa fuori. È un po' impreciso spiegato così, ma si capisce, quindi va bene. Sputa fuori 25 valori, ok? No, scusate, sono rincoglionito. Ho uh, ok, ho, de ho, detto ho detto un errore. Quante cifre... Scusate, facciamo un passo indietro. Perché stavo pensando ad altre cose di dopo. Fermi, fermi. Eh... Uh... Secondo voi quanti nodi di input sono interessanti? Immaginate che un nodo di input è come una. come tante lucine. Ok. Cancellate quello che ho detto sull'output fino a. Scusate quanti nodi di output. Cancellate quello che ho detto sull'output fino ad adesso. Immaginate di avere. Volete, che... Volete stabilire le cifre, no? Quindi quanti hanno senso. A... Quanti... quanti possono aver senso? 10. Come mai 10? Perché se voi avete 10 nodi di output, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, potete sostanzialmente dire, Mh, se, si, se alla fine della propagazione si illumina questo, significa che la cifra riconosciuta era 0. Se si illumina questo era 1, se si illumina questo era 2, se si illumina questo era 3. Ok? Quindi l'idea qual è? È che io gli metto la mia immagine codificata come numeri, che è, gliela infilo nella rete e poi guardo quale pallino si accende al fondo. Ok? Le cifre sono da 0 a 9, quindi sono 10 in totale. Ok? Perché non 4 dare il valore in binario? È meglio, metterne, meglio metterlo così. Ok? Um, prima di fare questo, questa cosa qua la potete anche immaginare come. Preparatevi perché questo termine lo, lo vedrete. Lo potete anche immaginare come un vettore di probabilità. Ok? Un vettore di probabilità. Cosa vuol dire un vettore? Una lista di numeri, ragazzi. Una lista di numeri lungo 10, ok? E dentro c'è una probabilità. Qual è la probabilità che l'input, che l'immagine che mi hai dato fosse un 9? È tipo 09 qua, mh, invece che fosse 1, eh, non lo, è un'altra cifra, che fosse 1 e 0, 2. Vi faccio, faccio, proviamo a fare proprio un esempio. 9, ad esempio, no? Probabilità da 0 a 1, significa che ognuno vale da 0 a 1, ok? Eh... Il 9, secondo voi, proviamo a fare, proviamo a fare, eh, vediamo se avete circa intuito, uh, forse è una domanda un po' difficile, però se noi abbiamo il nostro vettore di valori, no? Che esce dalla, si chiama softmax, quello che fa questa roba qua al fondo della rete, questo vettore di probabilità, abbiamo, abbiamo le nostre cifre, ve le scrivo qua, sono i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proviamo a dire il 9. Secondo voi, se la rete funziona bene, no? Dovrebbe darci che su 9 ci dà una probabilità alta, tipo 0,93. A caso, eh? Poi, ad esempio, su 1, su quanto dà? Poco, no? Perché? Però un po' lo dà lo stesso. Un po' lo dà lo stesso. Perché? Perché comunque questi due quadratini, lo vedete che sono in comune? Nelle due immagini? Quindi un po' di uno gli puzza, però è più un 9, ok? Quindi bene, gli darà, oh, che ne so, 0,21. 8 invece è, è preoccupantemente vicino, perché 8 sarebbe così? No? Gliene mancano solo 3. Gliene mancano solo 3. Quindi 8 eh, sarà magari 0,81. 8 è molto simile a 9, ragazzi. Ok? Non è troppo 0,21. Ragazzi, sono numeri a caso. Va bene, non lo so quanto dia la rete. E per farvi capire la magnitudo, no? Questi qua sono molto più vicini che questi qua. Anche, anche 0, vabbè, 0 io qua l'ho disegnato così. Però anche 0 ci assomiglia tanto al 9. Quindi anche lo 0 ci avrà un bel numeretto alto, ok? Ora, la somma non deve essere 1, uh, no, non necessariamente. La Softmax vi dà, da... in realtà non mi ricordo esattamente, comunque puoi, puoi avere che sommino 1 oppure no, sono abbastanza sicuro. Ma non credo, in realtà, perché uh, in alcune applicazioni che ho fatto io mi serviva un multiclasse, quindi no. Ehm... Uh, Softmax è il, il, il livello finale della rete, ok? Il livello finale che vi produce questi signori qua in output, ok? Ora, facciamo una riflessione importante. Facciamo una ri anche il 4 è, è molto molto vicino, certo. Facciamo una riflessione importante, ragazzi. Qual è? Abbiamo detto che le reti si allenano in una fase di training e poi si usano in una fase di utilizzo. Ok? Eh, di training o di learning. Um, in questo caso, che cosa facciamo noi? Gli diamo per allenarlo, gli diamo da una parte, la nostra immagine di cui noi sappiamo la soluzione, ricordatevelo, perché è supervised. Quindi io gli do un'immagine che gli dico, guarda, che quello è 9. Eh? Tu lo sai che è 9. Quindi gli darò 25 numeri, ok. Come input E poi gli do anche la soluzione La soluzione è Una, una Vettore di tutti i zeri Tranne uno Che sarà quella giusta Ok? Perché voglio Cioè io la soluzione la so Quindi Voglio che sia esattamente quello Ok? Um, e gliene do tanti Decine 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 A me hanno detto che non si trainano le reti Era un altro tipo? le reti si allenano, punto. Uh, si allenano in maniera supervised o non supervised, ce ne di tanti tipi, però la cosa fondamentale da comprendere qua è che che cosa facciamo noi? Gli diamo un'immagine con la soluzione, ok? Quindi gli diciamo il nostro nove e poi gli diciamo voglio che tu mi dica nove, ok? Se non dice nove la rete, però torna indietro, fa una cosa che si chiama back propagation e modifica i pesi a ritroso lu lungo tutta la rete per far sì che il risultato sia 9. Va bene? O gliene diamo un altro, gli diamo l'8. Va bene, gli diamo un 8 e diciamo: ok, adesso. Um... Adesso voglio che tu mi dica 8 con questa immagine qua, ok? Ti diamo un sacco di esempi. Diciamo, 8, questa è la soluzione. È giusto? Brava così. È sbagliato, torna indietro. Back propagation. E si calibra, sì. Potete immaginarlo come una calibrazione. La fase di allenamento delle reti neurali è una sorta di calibrazione dei pesi all'interno. Esattamente impara, impara che questo è bene, questo è male, questo è bene, questo è male. No. Uh, ...un marcio, non ha memoria dei risultati precedenti. E bom. I pesi ci sono anche tra i layers? Sì, ottima domanda, sì. I pesi ci sono anche tra i layers: è per questo che ha senso fare delle reti più profonde, perché imparano più cose, memorizzano più cose. Ok? Perciò, uh, questo blocchetto di dati che tu dai in fase di training si chiama training set. E poi per valutare quanto la tua rete performa bene... Gli dai un po' di domande di cui tu hai comunque la risposta, ma non gliela dai la risposta. La usi proprio la rete, ok? La usi proprio e quando la usi dici: Ah, qui è sbagliato e ti segni l'errore. Qui è sbagliato e ti segni l'errore. Alla fine, meno errori fai, meglio è la tua rete. Se io, ad esempio, vi chiedessi a ognuno di voi di fare una rete, no? Io mi faccio una specie di verifica alla rete che si chiama test set. Chiedo a tutti: Ehi, eseguite le vostre reti su questi dati e poi datemi i risultati. Più le vostre reti fanno meglio, meglio sono. Altrimenti, cioè, più fanno errori, peggio sono. È così che si confronta eh, un sistema con un altro nel, nel mondo universitario, ok? Benissimo. I pesi sono tipo delle variabili? Sì, sì. La cosa, diciamo, al di là di tutte le varie eventuali complicazioni, cose che non avete capito, la cosa fondamentale che deve, dovete comprendere qua è la seguente. Se io avessi veramente delle immagini fatte così, così precise, ok? Basterebbe scrivere un algoritmo stupidissimo che dice: se la prima è spenta, la seconda è accesa, la terza è accesa, la quarta è accesa, la quinta è spenta, la sesta è spenta, la settima è accesa. Dimmi che è nove. Noioso, ma si può fare. La cosa figa, pazzescamente figa delle reti neurali, ok? È che se io gli do un'immagine di un nove un po' storto, o scritto in un'altra calligrafia, o preso da un altro angolo, o con una luce diversa, lei generalizza. Ok? Generalizza. Se io gli do tanti novi diversi, lei imparerà che tutti quelli sono nove. E se gli do tanti otti diversi, imparerà che tutti quelli sono otti. Ok? Potrà sbagliare, perché magari quell'otto assomiglia proprio a un 7, messo così. Però, però, però. Le reti generalizzano. Questa è la potenza straordinaria di questi oggetti. E indovinate un po': che cosa avete fatto nel corso degli ultimi dieci anni quando cercavate di loggare nei siti? Cosa avete fatto voi? I CAPTCHA, questa roba qua non vi ricorda i CAPTCHA? O oh, sì che ve lo ricorda? E voi, quando facevate i CAPTCHA, stavate. Cosa stavate creando? Adesso che sapete, che cosa stavate creando quando risolvevate i CAPTCHA? Stavate, stavate creando il training set di una rete fatta così stavate creando dei oppure, oppure stavate anche confermando magari dei risultati eccetera eccetera quei cosi lì servono per allenare le reti e indovinate un po quando avete fatto la ten years challenge e avete dato la vostra foto di quando eravate giovani e la vostra foto di quando eravate vecchi esattamente divisi a dieci anni Collegati con i dati del vostro profilo, quindi maschio oppure femmina, e quanti anni avete nella prima foto e quanti anni avete nella seconda, che cosa stavate facendo, amici miei? Stavate facendo dei dataset gratis, perché le reti neurali che fanno riconoscimento facciale o invecchiamento facciale hanno bisogno dello stesso impianto, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di esempi. Adesso tutti gli stronzi che dicono, ah, oh, ma a me non me ne frega niente dei miei dati. Beh. Non è che te ne devi fregare dei tuoi dati. I tuoi dati sono preziosi perché con quelli ci si genera i sistemi e con quei sistemi poi succedono delle cose. Ok? Non saremmo arrivati a questo punto senza questo training fatto gratis. No? Ci saremmo arrivati, ma ci voleva più tempo. Sicuramente alcune applicazioni sarebbero state rallentate perché eh, vi ricordate Face Swap e FaceApp? Vi ricordate quanto sono nati dopo quel tipo di cose là? Cioè, ovviamente tutto, tutto il mondo della ricerca si muove, non sto dicendo che è grazie a quella cosa specifica che oggi siamo dove siamo, però ha contribuito, ok? Però ha contribuito, ok? Bene, andiamo avanti <coughs> perché siamo indietro. <ride> Forse ho sottovalutato il tempo che ci metto a spiegarvi queste cose. Vabbè, in caso la dividiamo, ci sta a dividere la live, no? In... Cioè ne parliamo poi ancora un'altra volta. Uh... Bene, ora c'è qualcuno di voi che dovrebbe farmi una domanda. Ah no, giusto, non vi ho detto dove sono andata a finire queste reti. Queste reti ancora un po' si usano dentro altre reti, lol. Ma questa cosa qua è stata fatta negli anni 60, ok? Cioè, il passaggio da farne una a farne un po' devo dire che è stato abbastanza ovvio. Eh... Però negli anni 60, queste robe qua non si potevano fare perché? Perché non c'erano i computer per farle girare, non erano abbastanza potenti. Quindi, completamente morto settore full edge, ma proprio morto, morto, morto. Cioè, le reti neurali negli anni 90 eri un coglione se facevi le reti neurali, ok? Nessuno. Era proprio un'idea del cazzo, stupidissima, va bene? Uh, però, però, poi le, la storia stava per cambiare e la percorriamo insieme, va bene? Comunque, dovrebbe sorgervi una domanda. Io vi ho detto, vi ho parlato di NLP. Dov'è il testo qua? Qualcuno ha qualche obiezione da fare? Embedding è la soluzione. Ma empiricamente i nodi sono codici o cos'altro? Dove sta il cervello per risolvere la funzione? È un, è un calcolo, è un calcolo. È un calcolo matematico. Cioè le reti neurali sono oggetti matematici. Quasi tutto sono oggetti matematici, vi darò questa informazione terrificante. E qui vi ho fatto vedere come si calcola, cioè questa parte è un po' più lunga perché volevo farvi vedere proprio il succo estremo di una rete neurale. Numeri, numeri che si schiantano fra loro con moltiplicazioni, che vengono corretti, attratti e guidati dagli esempi che gli diamo noi. Questa è una rete neurale. Niente di più, niente di meno. Però intanto sono passati vent'anni, quindi i livelli di complessità e astrazione sono notevoli, ok? Non è statistica. Um, comunque, secondo quale criterio la macchina ha vari pesi? Nel senso, le possibili combinazioni con tanti nodi è quella che risulta sia univoco? Sì, è vero, Giulio, il criterio della back propagation è complicato da spiegare, anche perché la back propagation si può fare anche con la celebre discesa del gradiente, nella discesa del gradiente c'è una cosa che si chiamano le derivate, io vi assicuro che non mi volete vedere parlare di derivate e neanche io voglio parlare di derivate. C'è il problema dei minimi locali, ci sono un sacco di altre cose che non vi ho detto, però l'idea di base, la più fondamentale e fondante è questa. Le reti neurali prendono un input numerico, gli fanno fare delle moltiplicazioni e lo propagano nella rete e poi caccano fuori un risultato. Ma le reti neurali funzionano, prima si allenano e poi si usano. In fase di allenamento gli si dà un esempio di cui so la soluzione. Se la soluzione è sbagliata, la rete torna indietro su se stessa, cioè proprio all'indietro propaga un errore per cercare di aggiustare la mira. Ok? È come quando che ne so, tu tiri una pallina da golf, diciamo... Cerchi nel prossimo tiro di aver aggiustato la mira. Quella mira sono i pesi, ok? E quei pesi possono cambiare in tanti modi, in effetti. Uh, ma c'è un modo preciso, una formula precisa che viene utilizzata, che non parleremo. Di cui non parleremo. Ok. Um... Comunque, come rispondi alla critica più grande del machine learning? Dipendenza dal training set. Calmati, calmati, che mo ne parliamo. Um, ho preparato tutto, ci siamo. Come riconosce che è sbagliata? Sa la soluzione, no? In questo caso, noi gli abbiamo detto: Guarda, che io voglio che mi dici che il numero è 9, e quello ti dà che è 8. No, è sbagliata. Eh, torna indietro, aggiusta i pesi di modo che sia giusta. Bene? Um, come fa a sapere su quale nodo deve andare a cambiare il peso? Fa tutto parte della formula di back propagation. Fidatevi, c'è un modo matematico. Non è neanche così terrificante in realtà, però c'è un modo matematico per aggiustare il W. Immaginate di doverlo fare voi a mano. Le W sono dei pirulini, ok? Sono dei parametrini che la rete aggiusta, sintonizza per far uscire il numero giusto, ok? È come quando voi volete, che ne so, far tornare i conti nel vostro compito di matematica, allora cambiate un po' massi, sì, così, ma così sembra che funzioni, una roba del genere, ok? Uh, I capezzolini dell'informatica, perfetto. Comunque, non mi avete detto la, cosa quest la, quest la questione fondamentale qua. Queste reti, abbiamo detto che pigliano... Che pigliano? Numeri. Ok, ma domanda, quando voi usate ChatGPT, che gli scrivete? 5, 4, 7, 9, 7, 8, 4, 5? prende lettere. Oh, oh! Abbiamo un bel problema, ragazzi. Queste reti neurali sono fighe, ma vogliono dei numeri. E noi abbiamo delle lettere. Noi, scienziati dell'NLP, vogliamo fare linguaggio con le reti neurali. Come cazzo facciamo? Come cazzo facciamo? Vi do subito un'idea geniale. Vi do subito un'idea geniale. Facciamo una cosa che si chiama encoding. Facilissimo! Facilissimo, dal testo ai numeri, guarda, vengo qua, vengo qua. Allora, diciamo che noi abbiamo. Vogliamo tradurre tutto il vocabolario, ok? E Le parole vogliamo che diventino dei numeri. Facciamo un esempio un po' più semplice, che tutto il vocabolario ci mettiamo un attimino. Quindi, prendiamo quattro parole a caso, ok? Um, quattro parole a caso, diciamo di prendere degli animali: cane, gatto, lucertola. Ovviamente non sono a caso, me lo sono preparato, Lucertola. Coccodrillo, oh, perfetto. Voglio convertire questa roba qua in uh, un vettore di numeri, no? non soltanto una cifra, no? Perché avete visto che le reti possono prendere liste di numeri, no? Vedete, questa qui ha preso 25 numeri di seguito. Allora, allora, faccio così. Quante sono queste? 1, 2, 3, 4. Ok, allora faccio così, guarda, questo è geniale. Questa è l'idea che cambia l'informatica. Guarda qua. Bang. 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 Boom, boom boom boom. Boom 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 boom. 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 Poi dico che questo qua è così, questo è così, questo è così, questo è così. E questi sono zero. Genio! Genio. Eh? Figo. Questa cosa si chiama 1 to v V sta per dimensione vocabulary, è la dimensione del vocabolario. Cioè 1 to v significa che ho un 1 un e ogni posizione identifica una parola. Se il vocabolario fosse stato lungo 50 parole, questo era lungo 50, ok? Proprio la tecnica più stupida che esista. Vedo che qualcuno ha già delle idee. Ah, ma non potevi farli più corti. Sì, ma ci arriviamo, state calmi. Se, su questo siete d'accordo, no? Cioè, ho dato a tutti un codice univoco. Questo qui è 1000. Poi gatto è 0100. Poi lucertola è 0010. Perché così. Quando io sono qua, no? Vedete, ho fatto circa la stessa cosa, no? Ho detto beh. Se gli do dentro cane, gli do questo signore qua. Se gli do dentro gatto, gli do questo altro signore qua. Ok? Questo una sorta di codice a barre. Sì. Si, si chiama anche uh, hot, uh, One Hot Encoding questo. Cioè c'è un solo uno e gli altri sono tutti zero. A seconda della posizione, capisco che è una parola diversa. Tra l'altro, immaginando di avere una rete magica che fa delle qualunque cosa debba fare, quando poi ci sputa fuori un vettore, io mi sono segnato, diciamo che la mia rete mi sputi fuori, che ne so, 0010, dico ok, chi era questo? Ah, Lucertola. Top shit. Facilissimo. Veramente, boh, risolto tutto. Risolto un cazzo. Perché? Il linguaggio. Ok. Eh, ditemelo voi perché. Che cosa ci stiamo perdendo in questa rappresentazione? E se hai 10 parole? Sì, 10. Il vettore diventa lungo 10. Manca il contesto, manca la semantica, manca il legame fra le parole. Ad esempio, no? Cane e gatto e lucerto e coccodrillo. Avevo detto che non avevo scelto a caso. Ca questa, adesso inizia la parte divertente. Se avete, se avete sopportato la parte prima, adesso viene la parte divertente. Cane e gatto e lucerto e coccodrillo. Cazzo, ma cane e gatto saranno più simili di lucerto e coccodrillo? Tra di loro, no? Cioè, questi due saranno. Uh, uh, uh. Questi due saranno più vicini fra di loro, no? A coppie. Cioè, eh, questa rappresentazione non dice niente in merito, giusto? Giusto. E poi, eh, oltre a questo, eh, c'è un piccolo problema, che i vettori sono giganti, uno sbrodo, cioè le, il, la le possibili parole che esistono, tipo in inglese, magari sono 50.000, quindi voi avete un vettore lungo 50.000 con un 1 dentro. Ridicolo. Ridicolo. Siete d'accordo? Ridicolo. E infatti lo è. Il one hot encoding fa cagare. Fortunatamente si sono inventati. Ridicolo. Si sono inventati qualcosa di mass plus intelligente che si chiamano. Um, che si chiamano. Embeddings. Ok, facciamo un gioco. No, fidatevi di me. Apprendiamo le nostre paroline. Cane, gatto, lucertola e coccodrillo. No, Coccodrillo. Poi, così a caso, eh, scelgo io, non c'è un motivo preciso. Diciamo di usare un vettore lungo 2. Perché mi va. Ok? Un vettore lungo 2 per rappresentare ciascuno. Ok? Quindi, questi qua sono i loro quattro vettori, no? Ognuno ha il suo coccodrillo, lucertola, gatto e cane. Uh, adesso metto dei numeri io a caso. Li scelgo io, va bene? Diciamo di mettere... Che cane vale 3, 3, poi gatto ci mettiamo 3, 4, e lucerto la mettiamo 5, 5, e a coccodrillo mettiamo 5, mm. 4,9. Ok, facciamo che qua lo mettiamo 3,9. Così, li ho scelti io a caso, eh chat, non vi preoccupate, sono veramente a caso. Sacramento 3, no, no, scusate, 2,9. Ok, adesso facciamo una cosa divertente. Prendiamo, un asse cartesiano. Ah, paura eh? Non vi preoccupate. Diciamo che questa la chiamiamo X e questa la chiamiamo Y. E proviamo a disegnare il nostro cane, il nostro gatto, la nostra lucertola e il nostro coccodrillo. Ok? Allora, cane sta in 3-3. Vedete che ho già segnato 5 il massimo, va bene? Mettiamo il cane eh, in 3-3, che quindi sarà più o meno, diciamo, 2-5 qua, diciamo qua. Più o meno. Qua c'è il nostro cane. Poi ci mettiamo il gatto. Beh, è proprio lì vicino, 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 no? Perché c'è la Y, un po' più in basso. Qua ci mettiamo gatto. Ok. Poi lucerto e coccodrillo invece stanno più in su, perché ovviamente io sono stronzo. E li ho messi dove c'ho già altre cose. Ho lasciato la C, abbandonata a se stessa. Fa abbastanza ridere questo coso. Uh, ok. Non, come vedete non l'ho mai usato. L'ho usato per la prima volta per questa presentazione. 5, Ci mettiamo lucertola e coccodrillo. Gli diamo altri due colori. Qua ci sta... Mm, qua ci sta lucertola. E qua ci sta coccodrillo. Ok. Que su questo siete... Avete capito come lo disegnate? Sì, dai. Almeno il piano cartesiano. Questo si impara le medie avete capito no come si come si disegna come lo disegnate giusto sono le coordinate no queste 3 qua è 5 queste 3 quindi più o meno 3 3 3, 2,9 sono lì eh, 5, 5 5 5 e 4,9 ok ora abbiamo appena Fatto una cosa straordinaria chat Perché questi cosi qua Ok Sono un po' una merda Cioè sì potrei rappresentare anche questi su un piano cartesiano Ma intanto Avendo soltanto uni e zeri La vicinanza non si capisce Ok Qui invece Abbiamo la nozione di vicinanza fra parole What The fuck questo, con questi cosi che si chiamano embeddings, ok? Riesce a um, codificare parole simili. Cioè, io sarò in grado di stabilire, ok? Che cane e gatto sono più simili di lucerto e coccodrillo. Domanda: se devo disegnare serpente, no? Dove lo mettiamo serpente? Bah, io lo metterei qua. Da questo. Lo spacco, sto coso. Serpente, dove lo mettiamo? Mettiamo qua. Giusto? E se, se vogliamo mettere invece. Um, che ne so. Micio, la parola micio. Beh, la parola micio la mettiamo qua. No? C'è. Un po'. C'è un piccolo problema che alcuni di voi già stanno dicendo "Eh, ma è così non ce lo dicono". Che io questa cosa qua non è che la faccio solo con gli animali, la voglio fare con tutte le parole possibili. È una questione concettuale, concettuale. Lasciate aspetta, mo ve lo dico da dove vengono fuori questi numeri, questi qua. Però volevo prima farvi vedere che cos'è. Questo è il mio metodo di insegnamento, cioè fidatevi. Dovete. Suspension of disbelief, poi vi spiego come arrivano. Però l'idea qui è che voglio mettere tutte le parole del mondo. in un piano cartesiano. Perché se riuscissi a farlo, sarebbe una bomba atomica. Riuscirei ad esempio a scoprire quanto eh, infermiera e donna sono simili, magari sono più simili di infermiera e uomo. È così? Non è così? Magari potrei di fare mh, scoprire. Mh, fate quelle facce. Mo' ci arriviamo a infermiera donna, infermiera uomo. Posso scoprire la, so la similarità fra due parole. Ad esempio, magari io ho un titolo di un giornale che dice: eh, Sparatoria. Sparatoria a. New York. Oppure un testo, vabbè, facciamo sparatoria a New York: Due uomini morti. Ok. E poi ho un altro testo che dice: um, Uccisioni a New York: Due uomini deceduti. E poi ho un altro titolo che dice Il fiore all'occhiello di Firenze: Dario Moccia. Ok? Se io sono in grado di stabilire la somiglia la somiglianza, Vabbè, perché si chiama similarity in inglese. La similarità fra le parole, posso sostenere che questi due testi sono molto più vicini rispetto a questo. E posso dire che gli articoli che hanno questo testo parlano della stessa cosa, e questo no. Ok? Somiglia... Somiglianza nel significato. Okay. Adesso lo so che volete sapere cos'è questa somiglianza, ma adesso ci arrivo. Voglio soltanto farvi capire quanto è potente uno strumento del genere. Ok? Potete, ad esempio, stabilire che un articolo è copiato da un altro articolo, magari tramite la somiglianza, giusto? Non è proprio così, non è abbastanza potente. Però la, la ratio, l'avete capita, quanto, quanto è gigaforte avere un oggetto del genere. Ok, allora si sono detti: beh, come facciamo a fare un oggetto del genere? Ci vogliono due cose. Primo, i numeri dentro. Quindi, finalmente rispondo alla vostra domanda. Primo, i numeri dentro. Secondo, quanto li faccio lunghi questi vettori? Quindi, quanti numeri e quanto. Che, e che numeri? Beh, iniziamo a risolvere il primo. Un modo per stabilire. La somiglianza fra parole e sfruttare la cosiddetta di distributional hypothesis, che si può tradurre male in dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Seguitemi qua. Seguitemi qua. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. L'idea è abbastanza ovvia in realtà. Parole che compaiono vicino a certe parole, se condividono il gruppo di parole vicine, sono più o meno la stessa parola. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se in una frase, ok? Ad esempio, che ne so, ehm, ho cucinato la... Qui ci può stare, che ne so, pasta. Ci può stare eh, pizza, ok? Di sicuro non ci può stare lasagna. Con no, scusa, lasagna ci sta. N diciamo, uh, puoi metterci quello che vuoi, ok? Però non ci puoi mettere qua palazzo, giusto? Ho cucinato la palazzo. Allora, lo so che qualcuno di voi dirà: Sì, ma pasta e pizza non sono la stessa cosa. Anche perché, se volessi triggerare gli italiani, qui potrei mettere sushi così da proprio avere. Ah, sushi e pizza, qua sono troppo diversi. Quindi, eh, però, siete d'accordo con me che questi qua sono molto. Eeeh. Questi qua sono molto più vicini, più simili, no? Rispetto a palazzo, uh, uccisione, poi, poi per esempio verbi, per usare di tutto, no? Bene. Questa cosa qui è la distributional hypothesis. Cioè l'idea che stabilite parole vicine. Okay, cioè se, se, se una parola ha le stesse parole vicine di un'altra, quelle due sono simili. E più sono simili le parole vicine, più sono simili le parole in questione. Ok? Considerate che eh, la definizione di sinonimo in linguistica è A è sinonimo di B se A può essere rimpiazzato in una frase in B senza perdita di informazione e senza modificare il senso della frase. Quindi in realtà la distributional hypothesis ci sta, ok? Um, bene. Quindi che ma, mo, mo, che ma, fa, che ma faccio sta dist distribution repository? Te lo dico io. Usiamo una cosa che si chiama matrice di cooccorrenza. È facilissimo. Ok? Non so perché, ah, questa è una matrice di cooccorrenza. Prendiamo un articolo di giornale, ok? E mentre lo leggiamo, ok? Mettiamo le parole, va bene? Mettiamo. Uh, mettiamo tutte le parole. La parola A, B, C, D, ok? FG. E le mettiamo anche di qua, A, B, C, D, E, F, G. Se, se A è di fianco a eh, B, ok? Mettiamo 1 qui, ovviamente anche al contrario, no? Se no, niente. Prossima parola. C è vicino a C, eh, no, a C non ha senso, C è vicino a D, ok? Mettiamo 1, qui e qui, ok? Insomma, um, l'idea molto, molto semplice è di contare le parole che stanno vicine ad altre parole. Bene? Forse qua ho sbagliato, ho fatto CC. CD è qua. Vabbè. Vabbè, avete capito, no? Non è complicato. Sì, sì, sì. Va bene. L'idea però qual è? È che nel testo, in un testo, ad esempio questo qua, digital è... Uh, computer co-corrono co cioè stanno vicine 1670 uh, volte digital e data stanno insieme 1683 volte result e digital 85 result e pi 5 result e sugar 5 però pi e sugar ok sono molto più... compaiono molte più volte con Sherry e Strawberry, ok? No, no, vicine una dopo l'altro. Allora, la nozione di vicinanza può essere, sono nella stessa frase, sono a due di distanza, uno di distanza, quello si chiama finestra, ok? Si può fare in tanti modi. Però l'idea di base è questa. Una matrice, ok? Una tabellona che conta le concorrenze. A questo punto noi abbiamo... Quasi risolto la questione, giusto? Perché questi numeri sono questi numeri, giusto? Digital farà, sarà un vettorone che dentro ha questi numeri qua. Non abbiamo più uni e zeri. Non abbiamo più dei numeri che mi sono inventato io. Abbiamo dei numeri che derivano dal testo. Iniziate ad annusare dei problemi. Iniziate ad annusare dei problemi. Se non li annusate ve li dico io. Um, qua, vi ricordo che la cosa che stiamo facendo è soltanto cercando di... Stiamo soltanto cercando di avere dei numeri da infilare dentro una rete neurale, quindi manco il task c'è cioè qua, ok? Cioè, qui stiamo soltanto cercando di una, avere una rappresentazione delle parole che sia figa, che sia utile, che colleghi semantiche e sintassi. Ora, questo modellino qua divertente... Uh, ha ancora un grande, grande svantaggio. Ovviamente, la maggior parte del, del vettore sarà zero, no? Perché una parola non è che occorre con quante altre del vocabolario, la maggior parte non ci occorre, giusto? E dipende tutto dai testi che utilizzi. Bravissimo. La matrice si dice è sparsa, cioè è piena di vuoti, ok? Ma parliamo prima di questo problema. Beh, questo non, non è così grave perché ci sono delle tecniche brutte che si chiamano PCA, che sta per Principal Component Analysis, e LDA, che non è il cantante di Sanremo, ma per, sta per... Questo è Analysis, questo è CrudeChat, tipo è il nome del tizio che si è inventato, e questo sta per Latent, ok? Cioè analisi latente Non la spiego, non la spiego State tranquilli uh, Queste tecniche qua cosa fanno? Prendono una matrice La riducono di dimensionalità Cioè la, sp la spiattellano, ok? La, 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 la comprimono E mantengono comunque l'informazione che c'è dentro È tipo una compressione, ok? È una compressione Però intelligente Non a cazzo, ma intelligente Su cosa c'è scritto dentro coinvolgono autovettori, autovalori, sono sicuro che non volete entrarci, io ci ho dato gli esami su questa merda, voi no, beati voi, bene. Quindi, um, con questa roba qua potremmo ridurre le nostre matrici, giusto? Ma ci sono ancora, ancora dei problemi. In com comunque, qua iniziano a figurarsi dei problemi che ancora non abbiamo risolto. Ok, anche se diciamo si protrarranno in cose molto più complesse di quello che vi sto per dire, uh, cioè di quello che vi sto dicendo, il problema rimane lo stesso. Dipende tutto dai testi che gli dai. Sì, dipende tutto dai testi che gli dai. Ora, questa cosa si chiama bias. Okay? Un bias si usa anche in psicologia, eccetera, ma in informatica ha una definizione più precisa. Se tu, ad esempio, prendi tutti gli articoli di Forza, scritti dal giornale di Forza Nuova, okay? oppure tutti gli articoli scritti da sinistra sociale, testo, e li alleni uno usando quelli e uno una, usando, cioè una rete usando soltanto un tipo di articoli e l'altra soltanto l'altra, ci scommettete che... La, um, queste, queste distanze che escono fuori sono diverse, tanto diverse? No? Tu puoi avere delle reti che sono più razziste di altre, puoi avere delle reti che sono più misogene di altre, ok? Perché la rete impara associazioni tra parole, fondamentalmente. Se uno ogni volta che descrive un ladro, aggiunge la sua nazionalità, quella nazionalità lì, indovinate un po', sarà molto vicina a magari ladro o assassino. Perché semplicemente ci occorre, no? Se uno dice, ah, l'assassino, tiro una nazionalità a caso, nigeriano, ok, per dire. Que questi sono titoli che esistono nei nostri giornali, eh. Vi faccio notare. Eh... Uh, Se continuo a mettere la parola nigeriano di fianco a tutte parole come ladro, assassino, eccetera, eccetera, nella, nella rete neurale ci sarà un'associazione, ok? Che ehm, renderà più simili queste parole. E io vi ho detto, parecchie slide fa, vi ho detto che una delle cose che fanno le reti neurali è selezionare i curriculum. Sarà mica che le reti neurali che vengono usate per selezionare il curriculum sono biased e quindi le persone di colore vengono escluse? No, ma va, va, figurati. Sarà. Eh, cioè, capite? Queste cose qua, adesso sto un po' mischiando, eh. Non vengono usate queste reti qua, cioè non viene usata questa roba per fare le selezioni dei CV. Ma questo problema, il problema della selezione dei dati e dei bias nei modelli di linguaggio, c'è. Oggi c'è. Ed è il motivo per cui GPT certe battute razziste non le fa e altre sì. Ok? L'etica, qua dietro, inizia a fiorare. Qui siamo pre-2016. Perché? Nel 2016 un gigachad, che si chiama Mikolov, ma gigachad vero? Dice una cosa, inventa una cosa. Non solo lui, in realtà, lavora da Google. Google mi sembra se l'era pure fottuto dall'università. Dice: Ok, dude, Dude. Noi stiamo cercando di fare degli embeddings per infilarli poi in una rete neurale che faccia delle cose varie. Ok. Facciamo una rete neurale che fa gli embeddings che poi usiamo in altre reti neurali. Ma che cazzo dici, Mikolov? Ma tu ti sei fumato un cannone? Tu sei un pazzo squilibrato, Mikolov. <ride> Giga Chad move. Lui dice "Aspetta, aspetta, aspetta, facciamo una rete neurale che dalle parole ci fa degli embeddings fighi e poi quegli embeddings fighi li usiamo in altri modelli che possono fare cose ancora più fighe così." Ovviamente voi direte, dude, ma tu mi hai detto che non si possono mettere le, le parole? Certo! E allora che cosa ha pensato il bastardo? Ha detto. Vi ricordate quando prendevamo in giro questa rappresentazione? <ride> Lui ha fatto una rete neurale che mangia questa roba qua, ok? E sputa fuori degli embeddings, quindi tipo questa roba qua. Molto, molto, molto più raffinati di quelli che si possono fare con matrici di concorrenza. Ok? Come si chiamano questi embeddings? Si chiamano Word2Vec. Word2Vec. Che è così, giga chat, che manco ciò qua. Passiamo al secondo blocco di slide qui. Qua ci sono un po' di spoilers. Ok. Allora... <coughs> ha pensato quadridimensionalmente, ragazzi. Anzi, ha pensato 300 dimensionalmente. Allora, adesso tutto il livello del mio discorso si alza, ok? Perché le cose matematiche iniziano a diventare difficilotte e non sono particolarmente interessanti. Vi voglio spiegare però le idee. Le idee. È una, è una storia pazzesca, se ci pensate, ok? L'ultima cosa un po' più pratica che voglio cercare di spiegarvi è questo: Io delle reti che vi parlerò, vi dirò sem sempre cosa mangiano e cosa sputano. Più o meno il meccanismo è quello che vi ho spiegato: un po' più complicato, ma. Allora, World2Vec funziona così: innanzitutto lui dice, vabbè, facciamo che ci sono 10.000 parole per comodità. Ok, ci sta, dude, 10.000 parole. Ci sono due versioni di world noi parliamo della versione SkipGram, l'altra è Chibou, ma è più o meno sempre la stessa cosa, ok? Non importa. Che cosa facciamo? Diamo in input alla rete un 1-to-V vector, ok? Poi ci sono dentro i soliti nodini interni, poi c'è un layer SoftMax che, che produce quel vettore, quel vettorone, ok? di, dieci, di nuovo lungo 10.000, e dentro c'è la probabilità che la prossima le, scusate la, le parole vicine siano quelle lì, ok? Cioè in altre parole, in altre parole, noi che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro abbiamo le nostre parole. Le chiamo per comodità ABC, ma pensate possono essere cioè sono parole intere, ok? ABCD. abbiamo 10.000, ok? Ognuna di queste ha il suo 1 2 N vector, che a un certo punto avrà un 1. Ok? Ovviamente tutti in posizione diversa, questo è ovvio, no? Ok? Questo c'è l'uno qua, questo c'è l'uno qua. La rete neurale mangia, eh, mangia questo signore qui, ok? E sputa che cosa? Un vettore lungo 10.000, ok? Lungo 10k, con dentro ogni cella una probabilità da 0 a 1, ok? Questo sempre grazie al softmax. Quindi magari è 001, 0001, 05, 07. Ok? Il vettore lungo 10.000, sì. Uh, ora, se si illumina il terzo e il terzo ha probabilità alta, significa che la terza lettera, cioè la terza parola del vocabolario, è una parola che sta vicina... A C. Diciamo che questo è cane, ok? Cane, no? Cane, gli diamo cane dentro e lui si illuminerà alcune di queste. Cioè, illuminerà, voglio dire, ha un valore alto dentro, dentro questo vettore. Vuol dire che di fianco a cane ci sta gatto, ci sta altre cose dei cani, ok? È la rete, eh, questa è la rete, questa è la rete. Uh, diciamo a regime. Io gli do un vettore e lui mi sputa fuori le parole che gli stanno vicine. Non si codifica in binario. Non si è mai codificato in binario. È inutile. Adesso vi faccio vedere perché. Uh, è tipo quella tecnologia che utilizza la tastiera che ci fa la probabilità della prossima parola. Sì. Tipo. Esatto. Mi avete chiesto. Sì. Ok, ma um, come. Come uh, vi faccio notare che qua c'è soltanto un livello interno, eh? Come faccio ad allenare questa rete? Quindi il task che vogliamo che risolva. Okay. Possiamo farlo anche noi umani, ok? Vi dico cane, ditemi delle parole vicino a cane. No, non quella. Osso, guinzaglio, mangia. Va bene. Vi dico gatto. Cosa mi dite? animale, siamese, stivali, ok, ok, croccantini, perfetto. Ora, immaginate che la rete fa quello che avete appena fatto voi. Io vi do una parola e voi mi dite quali tra tutte le possibili parole sono quelle più promettenti come parole vicine. Come faccio ad allenare questa rete? Beh, gli devo dare un dataset supervised, ok? Supervisor, cioè con le soluzioni, giusto? Bene. Quindi cosa faccio? Prendo il mio testo. Prendo un testo tipo questo: The Quick Brown fox jumps over the lazy dog. Quando gli do il vettore di D, mi aspetto che lui mi dia Quick e brown. Quando gli do il vettore di. Um, quando gli do il vettore di Quick, mi aspetto che lui mi dia The Brown Fox. In questo caso la finestra è larga 4, ok? Due a destra e due a sinistra. Non è solo proprio quelle vicine vicine, ma finestra larga 4, ok? A sinistra e a destra se ne guardano due, ok? Quindi, il training samples sono questi. Io gli do mh, proprio delle singole coppie. Gli dico, se ti do D, tirami su quick. Se ti do V, tirami su brown. Se ti do quick, tirami su D. Se ti do quick, tirami su brown. Ovviamente si può fare anche al contrario, no? Bene. Quindi, anche se questo è un allenamento supervised, per la prima volta stiamo facendo un allenamento un in realtà unsupervised. Perché noi, il testo, mica abbiamo scritto noi questa frase, lo prendiamo, c'è cioè già. Quindi lui sa le soluzioni, ok? Certo, perché l'allenamento funziona sempre così: devi sapere delle soluzioni. Ma le deduci da una cosa dove gli umani non devono dire niente. È molto diverso rispetto ad avere l'umano che nel, nell'immaginetta del 9 ti dice guarda che questo è un 9, no? Siete d'accordo? È molto diverso. Qui invece eh, prendiamo dei testi a boffo, ok? Dei testi a boffo e possiamo generare quanti esempi vogliamo. Quindi siamo nel unsupervised qui. È per questo che le reti imparano da sole. Che imparano da sole. Gli dai degli esempi che tu puoi ottenere in automatico. Ok? Ci sono task che è da fare unsupervised sono impossibili o molto molto difficili. Ok? Tipo sentiment analysis. Come faccio a fare sentiment analysis se non ho degli esempi di, di parole cattive o parole buone? Non posso. Ok? Bene. Quindi, volendo rivedere, eccolo qua, qua c'è il, il disegno fatto bene. Oh, qua però io vi avevo detto, vedete? Vedete? 10.000 neuroni, ognuno di questi identifica una parola. Ok? Per il sentiment glielo devi dire tu, esatto, quindi è supervised quello. Ehm... Bene. Però io vi avevo detto: questa roba qua serve per fare gli embeddings. Che. Dove cazzo sono gli embeddings? Gli embeddings sono questo. Mikolov ha pensato: sai cosa? Io mi fotto i pesi della rete. Mi fotto i pesi della rete, che sono dei valori reali, ve l'ho detto all'inizio. E con quelli ci, le, ci faccio le embeddings. E con quello ci faccio gli embeddings. Uber giga idea geniale. Quindi, alla fine, io alleno la rete a fare questo task. La ignoro completamente, la rete non la uso neanche, ok? La uso per allenare parola per parola, parola per parola, bum bum, bum bum, bum bum, bum e mi faccio un embeddings per ogni parola. Tac, 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 tac. così. E con quello ho gli embeddings. Facciamo questi embeddings che sono lunghi 300, ok? Sono vettori di 300 dimensioni. Qui il vostro cervello salta in aria, ok? Perché io vi ho fatto vedere un disegnino per due, ok? Dov'è? Non ce n'è anche più. Vi ho fatto vedere un disegnino su due, ok? Quel xy di prima. Ma questi embeddings sono su 300 dimensioni, cioè è uno spazio, si dice, hyper-hyper-dimensional space. Bene. Uh, hyper dimensional space. Ma tutto regge. Posso guardare la distanza euclidea fra questi vettori su 300 dimensioni, ok? E posso fare tutte le cose che facevo prima. Ma questi embeddings funzionano veramente bene. Veramente bene. Qui è stata, diciamo, è stata la scintilla. Eh? È stata la scintilla che ha portato a tutte le cose che poi abbiamo anche oggi. 300 ovviamente è stato misurato che è una buona dimensione, si possono fare da 500. Ovviamente più sono stretti più l'informazione è compressa. Però c'è anche una cosa che si chiama curse of dimensionality. Se voi aumentate troppo le dimensioni, ok? I vettori in questo iperspazio sono troppo distanti fra loro, quindi sono tutti distanti sostanzialmente. Se aumentate troppo le dimensioni non si cattura più una sorta di vicinanza. E questa, la curse of dimensionality, fa sì che bisogna stare attenti nel dimensionare queste cose. Va bene? Uh, cosa si intende per dimensione? X e Y. Ok? Cioè, un vettore lungo grosso così, un vettore grosso così, sta in uno spazio così. Un vettore grosso così... Sta in uno spazio grosso così. Giusto? Beh, quei cosi ne hanno 300. E stanno... Eh, non si possono disegnare. È impossibile disegnarli. Già, in, già 4 non posso disegnarli. <ride> non riesco a immaginarlo. Giusto. Così deve essere. Il cervello umano non può partorire questa roba. Ok? Ma... Ma... Um, Esistono delle rappresentazioni che appiattiscono solo per vederle e poi i calcoli si fanno sullo spazio 300 dimensionale. Esistono del tipo qui. Questi sono i veri vettori di word to vec veri. Guardate qua che cosa c'è. Ovviamente avendo compresso tutte le distanze è tutto un po' mescià, un po' più mescià di quello che dovrebbe, ok? Però eh, ad esempio vedete che le parole, ad esempio, slow Slow, slower e slowest sono vicine. Slow e slower sono più, vic è più vicino di slowest. E um, relativamente ad esempio, mother è più vicino a boy di daughter, ad esempio. Interessante. Uh, father è più vicino a girl di son. Interesting. E poi. Che ne so: Paris, France, uh, London, England, Rome, Italy. War 2 Vec e così riesce a catturare, e qui ragazzi andiamo nella parte veramente figa di quello che vi sto spiegando, che War 2 Vec riesce a catturare delle cose più della, di quello che ci si aspettava. Perché ad esempio io a War 2 Vec posso dire Re sta a uomo come Regina sta E lui ti dice Donna. Ok, um, e dentro World2Vec sono stati studiati i bias. Ad esempio, è stato stabilito che secondo il modello World2Vec, poi dipende sempre dai dati: allenato su Google News, bla bla bla, le donne e infermiere sono molto più vicini di uomo e infermiere. Così come uomo è sì o tipo, adesso non mi ricordo più. Però, War to Vec ha dentro dei bias. Molto, molto chiari, molto, molto precisi. Ok? Bene. Nel caso, vorresti fare fa degli aggiustamenti nei pesi o comunque nella relazione tra due parole. Si può fare, no. E con questa domanda di Berlusconi, cioè sì, ma non è che vai lì e li lì, metti a mano, eh. E una cosa fondamentale, ragazzi, che dovete comprendere delle reti neurali, e questo chiude questo primo episodio a metà, è eh, che mm, le reti neurali sono delle cosiddette black box. Cioè tu non lo sai perché le cose stanno così. Non lo sai perché una rete neurale dà quel risultato. Perché i numeri all'interno delle rete neurali non sono facilmente interpretabili. Cioè, se io vedo un peso a caso, ok? Di queste 300 dimensioni, va bene? Non è che ognuna rappresenta qualcosa. No? Se avessimo voluto classificare gli animali, magari potevamo dire: vabbè, nel tipo questo è il numero di, di gambe. Questo è... Qualcos'altro, che ne so... Questo è se, se hanno la coda. Ok? Questo qua ci può stare, stare perché tre... Metto 3 alla coda, uno... Non so che animale ha 3 tre gambe. Quattro gambe. Ehm. Questo qui sta vicino, ok? Cioè, questo qua sta vicino a un animale che ha quattro gambe e una, una coda, giusto? E invece sta lontano da un animale che non ha le gambe. Bene? Ehm... Uh... Ma queste dimensioni sono completamente impossibili da interpretare, non hanno un significato profondo, ok? Non hanno un significato. Cioè, ce l'hanno, ma non sai qual è. Questo è il problema. E quando tu metti le reti neurali a fare decisioni importanti che impattano sulla vita, buona fortuna a chiedergli perché hai deciso questo, non è facile. Non è per niente facile. Questo è un mondo intero, si chiama explainability. Ok? AI explainability. E ha a che fare con l'etica e lo sviluppo di intelligenze artificiali che ci dicano perché dicono quello che dicono. Ok? Si trovano con l'ottimizzazione. Che cosa? Le 300 dimensioni? Sì, diciamo che eh, se sono state fatte, immagino, diversi tentativi e si è visto che 300 andava bene. Ecco. Uh, bene. Ti dà la soluzione ma devi trovare il procedimento. No, ti dà una soluzione e tu sai come l'ha generata algoritmicamente, ma non sai perché è quella. Cioè, se GPT ti risponde in un modo o in un altro, tu non lo sai perché ha scelto quella risposta lì specifica. Sai che dai testi che ha preso in input uh, ha fatto... però... Fondamentalmente non sei in grado di, di dimostrare, è molto diverso rispetto ad altri sistemi. Ok? No, con 299 è uguale, la stessa cosa, Aircalc. Bene. Se glielo chiedo, non te lo dice. De, la, de Dalo. Spero che tu stia scherzando, perché a questo punto dovrebbe già esservi chiaro, senza che sappiate ancora com'è il modello di, di GPT. Dovrebbe già esservi chiaro che le reti neurali non ragionano un cazzo di niente, ok? Non c'è ragionamento. Sono trovatori di pattern e basta. Niente di più, niente di meno. Al massimo simulano benissimo di saper ragionare, ma non mi dite che le reti neurali ragionano. Non ragionano. Il ragionamento è un'altra cosa, ok? Ma di questo ne parleremo quando parleremo speci specificamente di GPT, ok? Per oggi io vi ringrazio per la parte di reti neurali, siete rimasti qua in 1500 che è un numero straordinariamente alto, siete quasi tutti siete rimasti qua, io spero vi siate circa divertiti, se questi sono temi nei quali volete lavorare... E um, vi possono interessare io ho imparato tutto eh, piccolo spoiler io ho imparato tutto all'università ma ma uh, esistono delle realtà diverse dall'università che possono offrirvi uh, dei corsi di alta qualità la migliore secondo me in italia è boolean ok boolean uh, l'avrete sentito l'avrete già visto in tante pubblicità Boolean è uh, una um, realtà che fornisce dei corsi, ok? E che in questo specifico caso, io vi dico, mi interessa soprattutto che vi iscriviate alla sua data week, ok? Uh, alla sua data week che sarà la prima settimana di aprile, è completamente gratuita, ok? Quindi se voi scrivete in chat, punto esclamativo, uh, Boolean, ok? E cliccate, dicevo uh, Data Week, mi mettete qua e mettete la vostra mail. La Data Week parla, si riferisce a uh, tre argomenti principali: un intro su Python, Data Analytics con Google Sheet, e NLP Modelli Generativi e Chat GPT. Questa è, diciamo, una versione, immagino, più snella di quello che sto facendo io. Probabilmente però che è da un punto di vista diverso, il mio è un punto di vista accademico, il loro è un punto di vista applicativo. Vi insegna. Uh, vi insegno vi insegna um, come poi nel mondo del lavoro potete utilizzare le cose che sapete eh, e che imparate tramite Boolean. E vi aiuta praticamente a impiegarvi. Tant'è che hanno dei eh, rate di impiego veramente altissimi. Mi pare il 95%. Comunque, io qua vi adesso vi. La data week è questa. Iscrivetevi, mettete la, um, la vostra mail, le lezioni vi rimangono una, un mese sul vostro account, quindi potete uh, riguardarvele, ok? E diciamo, se state valutando di uh, lavorare in questo settore, nelle cose che vi ho spiegato io, ma non solo, <coughs> ci sono naturalmente le, uh, i corsi. Uno è di uh, full stack web development, development e l'altro di data analytics. La differenza sostanziale è che, eh, vabbè, aperto l'argomento. Questo è sviluppo web. Uh, ecco, questo è già finito. Quindi avete qui il termine delle, delle candidature. Per questo sono sei mesi full time. Oh, si, sì, qua si studia sul serio, eh? Cioè, sei mesi full time, sei ore al giorno. Po, 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 po. Inoltre, il costo non è proprio eh, bruscoletti, ragazzi. Non so do dove c'è scritto. Ma ehm, il costo non sono bruscoletti. Ok? 5300 euro. Perché con questa roba qua tu impari a fare un mestiere. Ok? Impari. Non è la stessa cosa dell'università. Non è la stessa cosa dell'università, ok? Non è la stessa cosa dell'università. Sono cose diverse. Questo è sei mesi, full focus direzione lavoro l'università è una cosa molto diversa ok io sento di poter sponsorizzare con cuore aperto boolean con felicità perché sono due cose diverse non tutti si devono iscrivere all'università non, non c'è una richiesta cioè non è che a parte il, la pressure sociale se voi siete interessati su questi temi ne capite poco o un po e volete studiare quello imparare quello lavorare su quello Boolean è la vostra scelta, ma senza stare a discutere. Perché è la vostra scelta? Perché ehm, ci sono le. Eh, ci sono le recensioni che potete guardare. Poiché, ovviamente, diciamo, comprare le cose a scatola chiusa, soprattutto per quella cifra, è un po'. Danger Oaks, giusto? Uh, quindi ci sono le recensioni su siti di terze parti, eh, eccolo qua. Su Course Report, ok? Come vedete, andatevi a leggere le recensioni. Vi dicono tutto. Sono persone preparate. Guardatevi le positive, quelle che non vanno bene. Uh, insomma, un'altra cosa che potete fare per capire è farvi uh, le lezioni on demand gratuite. Che si chiamano Bootcamp. Ok? Uh, io ho visto un po' dei loro programmi. Uh, sono curioso di vedere come parleranno nella Data Week di, di GPT. E secondo me eh, è una realtà che può essere veramente molto interessante per, per, qualcuno, per qualcuno. Pensateci, c'è appunto il full stack development, ma c'è anche il data analytics. Questo è un corso part time, dura sempre sei mesi, ma è part time, massimo otto ore a eh, settimana. Anche il costo è diverso qui, poi potete guardarvi tutto dal sito. Uh, ovviamente c'è supporto da parte dei docenti, c'è addirittura uno che ti guida per trovare il lavoro. Uh, quindi io mi sento di sponsorizzare Bulan soprattutto perché in questo settore, quello in cui lavora Bulan, ci sono tanti concorrenti sospetti, diciamo. Invece di Bulan io mi fido, quindi oh, non metterei mai la mia parola su una roba di questo genere. Che comunque mi rappresentano. Cioè eh, l'educazione le, avete visto quanto ci tengo. Avete visto quanto mi sono impegnato per farvi sta roba. Quindi c'è anche gente in chat che... Uh, c'è anche gente in chat che li ha provati i corsi. Ok? Uh, che li ha provati oppure diciamo c'è ancora dentro. Perciò potete chiedere anche a loro. Io per il momento vi dico. Fate la data week. Se siete ovviamente un minimo interessati a questi argomenti. Ma se siete rimasti qua... Eh, Fate la data week, punto esclamativo boolean, mettete la vostra mail qua dentro, magari non vi interessano tutti gli argomenti, però, um, to, ad esempio qua viene a scoprire l'academy di boolean, vi guardate questo, dite, vabbè oh è una cosa che mi potrebbe interessare. Considerate che questo è un settore in, in espansione continua, ok? Quindi secondo me potete pensarci, è un investimento vero. Cioè, nel senso, qua investite soldi tanti per un prodotto di qualità e per una um, formazione rapida e mirata al mondo del lavoro. Uh, il loro approccio è learn by doing, per l'appunto, quindi secondo me di teoria non c'è tantissimo, c'è il giusto per riuscire a fare in maniera intelligente. Eh, boh, ci sono le fac. Boh, che altro vi devo dire? Investi su te stesso, direi, mai sbagliato, certo, certo, certo. Salutiamo anche gli amici di YouTube che non ho salutato all'inizio. Lo so che questa live questo video è molto lungo, però contiene cose tanto belle. Ah, sì, giusto, c'è anche l'ultima cosa che volevo dirvi, è che c'è il rimborso intero del corso se non trovi lavoro entro uh... se non trovi lavoro se sei entro i 30 anni. Il nostro obiettivo è quello di aiutare ogni buleaner bule a far evolvere la Zaccaria Tech. Ci riusciamo? Sì, il 95% dei nostri studenti si trova un lavoro entro sei mesi dalla fine del corso. Quelli che non dovessero farcela hanno diritto di rimborso all'intera retta. Ovviamente leggetevi con attenzione tutti i dettagli qua. ok? Vedi che deve avere tra i 18 e i 29 anni. Hai partecipato al 90% delle lezioni, certo che se non si iscrive, poi non ci va. Quindi non è una roba da prendere sotto gamba se decidete di farlo, però, secondo me è una realtà super, super, super interessante. E io sono eh, onorato di potervene parlare. Poi c'è di tutto, eh. Possiamo cercare anche. Che ne so eh, Berlusconi. E c'è anche l'italiano, ovviamente. Sono credo tutte le parole di un dataset multilingua. Cioè Berlusconi citato 19 volte. Forza Italia Bettino Craxi Indira Gandhi Indira Gandhi qua ehm, perché chissà che testi hanno preso pazzeglio Meloni non c'è comunque insomma this goes to show uh, che gli embeddings già sono una roba abbastanza evoluta eh ehm però le cose che si usano adesso sono molto, molto più volute. E anche più difficili da per scrutare.